Ciao a tutti da Valeria. La bella Charlize Theron diventa regina per una notte. Vi dico tutto dopo il video. Tu mi dici una volta, tate, io mi vergogno di te e non parlo più. Una volta, tate, io mi vergogno di te e non parlo più. No, ma non mi vergogno di te. Non so mica è venuto all'Italia per far spacciatore, ma se sei romeno e hai fatto galera, che cazzo puoi fare? Jean-Paul Sartre ha scritto una frase molto bella che ti dovresti tatuare sul pisello. Io sono quello che faccio con quello che gli altri hanno fatto di me. Io ho venduto merda per tutta la mia vita per farti sta fuori, non cercate a fregare me che io ti ammazzo, eh! Se vuoi restare nella merda o ne esci, tutto dipende da te. Tu guarda sfera magica, cosa nasconde di futuro di cucciolo? C'ha gusto il cucciolo tuo, eh? Guarda che tu non lo trovi uno che ti vuole più bene di me, eh? Perché quando c'hai i soldi gli amici li trovi dappertutto. Quando invece stai con le pezze al culo gli amici spariscono tutti. A me invece mi trovi sempre qua. Il premio Oscar Charlize Theron dirà addio alla sua vecchia vita in una serata da sballo con le amiche nella commedia di Fred Savage, Ladies Night. La sceneggiatura, firmata dall'autore di Happy Endings, David Casp, vedrà la Theron nei panni di una donna che decide di lasciare il fidanzato e trasferirsi a New York. Prima di partire, però, trascorre un'ultima notte in città con le amiche. Skydance Productions svilupperà il progetto con i produttori David Ellison e Dana Goldberg. Ladies Night è la seconda commedia a cui Charlize Theron ha accettato di partecipare negli ultimi mesi. L'attrice è infatti legata anche al western demenziale di Seth MacFarlane, A Million Ways to Die in the West. Per oggi è tutto. Ricordatevi di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, Film Is Now. Ciao!